Ciao miei cari Lollotti, bene, siamo ancora a Kyoto, o diciamo per meglio dire in questo video nelle vicinanze di Kyoto, cioè siamo al... oddio il nome, siamo al Fushimi Inari, che se volete è una delle cose che quando si è a Kyoto bisogna visitare, che è molto famoso anche perché è parte del film Memorie di una Geisha, è una cosa che si riconosce. Vi dico solo che avevo fatto un video lunghissimo, abbastanza lungo, visto che si sarebbe visto tutto uguale, ho deciso di farlo veloce e corto il più possibile. Niente, fine dei commenti in questo caso e godetevi il mini tour super veloce degli Inari! Come avete visto, c'è stato solo uno spiraglio dove si vedeva il paesaggio. Per arrivare lì ci ho messo un'ora e vi dico che ho fatto una faticaccia di quelle con la gente che si bloccava tutto il tempo per fare foto. Ti fa fare più fatica, ma fa niente. In ogni caso ce l'ho fatta. Poi
poi dopo c'era tutto un tour intorno che potevi fare, lo abbiamo fatto. Come avete visto, c'erano anche delle persone vestite col kimono, sì, e ho detto tanto di cappello per voi ragazzi che siete andati col kimono, perché è una faticaccia assurda già solo così, e figurati col kimono, ne so qualcosa visto che l'avevo messo anch'io appena il giorno prima. Ci sono un sacco di cose interessanti qui al Fushimi Inari. Se avete delle domande vi rispondo volentieri, tranne per il fatto di che cosa vogliono dire le scritte, visto che praticamente è tutto in kanji e io non ne ho nessunissima idea. Solo quello posso dirvi che non lo so. Per il resto cerco di soddisfare le vostre richieste. Comunque, c'ero già stata d'estate. Diciamo che d'inverno è decisamente meglio perché d'estate hai anche tutta l'afa addosso. Però in estate c'ero andata verso sera e quindi c'era molta meno gente. Invece in inverno c'è già più gente, poi era anche festa, perché lunedì era la festa di chi diventa maggiorenne, quindi quasi tutti erano in kimono, quasi tutti erano in giro o comunque andavano al tempio per celebrare la festa. Detto ciò, questo video finisce qui. Noi ci vediamo al prossimo, che sarà anche l'ultimo video riguardo a Kyoto. E quindi alla prossima!